Reazioni! Dopo 27 anni sono ancora qua a fare il cinepanettone. Anche quest'anno è un'avventura doppia, sono due episodi che si incrociano, soltanto che c'è una novità, che io quest'anno invece di fare il figlio di buona donna, perché io ho sempre fatto i prepotenti, i mascalzoni, questa volta invece sono buono. La carogna è mio fratello, che è interpretato da Max Tortora. È un personaggio che ultimamente a me mi capita di interpretare, cioè un... si può dire, figlio della... che però poveraccio non ci riesce, vuole fare le sole, ma non, poi viene isolato. Finalmente mi hanno dato un personaggio divertente, questo attaccamento al denaro che disperatamente ha Marta. Una un po' a rivista, una che cerca nella vita di sposarsi con un uomo ricco, quindi le prova tutte, ma lei alla fine si ritrova, insomma, mica tanto bene. Christian si ritrova questa moglie sui generis che spesso nei momenti soprattutto più tragici non riesce mai a capire cosa sta dicendo. Allora, sono il professor Massimo Rischio, quest'anno sono stato trasformato in un medico chirurgo, certo il nome Massimo Rischio non mi aiuta moltissimo. Alle mie spalle una splendida, meravigliosa savana, vera e reale, con anche qualche animale selvaggio. Siamo sul set di Natale in Sudafrica. Come vedete, alle mie spalle c'erano degli appartamenti, delle ville, dei caseggiati. Abbiamo raso al suolo tutto per fare questo set meraviglioso. Questo personaggio è un personaggio molto gretto, diciamo. Un macellaio che si è arricchito con diverse macellerie, il contrario di quello che è poi Massimo nel film, che invece è un medico molto raffinato, gli piace la caccia grossa e ha una fissazione che è questa Angela. Il mio personaggio è un'entomologa che si chiama Angela Ladesse, nel senso che la dovrei dare ma non la do. Ecco, si copra con questa! E in casina con queste due persone che comunque sono arrivati in Sudafrica per andare a caccia e io poi alla fine li convinco di non farlo, li trascino sicuramente sfruttando un po' le armi femminili. La rivalità fra me e Massimo nel film non è soltanto di finzione, è vera. Ci abbiamo provato tutte e due come dei ricci. Due po' gemma, insomma, che si tengono bene, signori, le corrono dietro tentando di corteggiarla. La verità è che Belen non ci si fila proprio a tutti e due. Il mio personaggio si chiama Laura, ha due ragazzi, Mauro e Vitellozzo. Suo padre deve andare in un safari a Sudafrica e lei viaggia con lui. Anche Vitellozzo viene, poi viene Mauro. E come fa Laura per stare con tutti e due? Il mio personaggio Vitellozzo è figlio di Ligabue, un accanito cacciatore. Invece questo Vitellozzo nasce come un ragazzo vegetariano, il che va un po' in contrasto con quelle che sono le abitudini del padre. Sei pazzo? Che ci fai qui? Interpreto Mauro, compagno di classe di Laura, nonché mezzo fidanzatino. Con Alessandro nel film siamo rivali, però alla fine comunque si troveranno ad essere complici. Ma l'ambientazione in Sudafrica, come tutte le ambientazioni dei film di Natale, è fondamentale perché porta quell'in più alla commedia che in tanti altri film si svolge sempre in due camere cucina e noi invece offriamo qualche cosa di nuovo. L'ambientazione in Sudafrica di questo film chiaramente ci porta su delle direzioni obbligate che sono l'avventura, che sono gli animali, che sono i safari, che sono la caccia grossa. Quello che ci ha fatto più ridere è quando la tribù di Zulu ci cattura e ci lascia a mo' di salsicce appesi. E ecco, stare, diciamo così, legati sopra un'asta con sotto uno spunzone, non era la cosa più piacevole del mondo. Bestia,
e ci voglio far la pelle. La cosa bella è che noi quest'anno, come albero di Natale, faremo quello. Vi si aspetta al cinema, mi raccomando, numerosi, non mancate. Agli italiani auguro di venire al cinema, perché come si divertono da noi, si divertono da nessuno. Auguri, eh.